Tommaso Fiore, che ha reso a sua volta omaggio a Lecce, chiamandola Lecce l'Armoniosa, ed è con un semplice aggettivo ha descritto Lecce. E penso che Vittorio Bodini, che poi da coevo è amico di Tommaso Fiore, ha trasferito e ha tradotto questo concetto nella poesia Lecce, che è bellissima, perché biancamente dorato è il cielo, dove sui cornicioni corrono angeli dalle dolci mammelle. Questa è l'armonia di Lecce, a conservare intatto il patrimonio storico e artistico, lo dice Fiore. Lecce è armoniosa perché è la città della Puglia, ma l'unica città del Mezzogiorno che è riuscita a conservare intatto il suo patrimonio storico ed artistico. Migliore occasione, insomma, per ricordare Lecce 2019? Sì, beh, sicuramente. E quanto hanno fatto le donne con cui Tommaso Fiore ha avuto questo carteggio? Ricordiamo per tutte Rina Durante. Ricordiamo quanto Rina Durante ha amato la sua terra, come l'ha amata Fiore, perché un omaggio così lo può fare soltanto uno innamorato della propria terra e della propria città. We'll be right back.